Carissimi amici, buongiorno. Sono Roberto Furlan, sono un neurologo del San Raffaele e un membro del comitato scientifico di FISM. Sono qui per commentare brevemente insieme a voi un piccolo numero di progetti di ricerca che si sono conclusi da parte di ricercatori finanziati dall'AISM e dalla FISM. Il primo è il progetto di ricerca diretto dalla dottoressa Clara Ballerini all'Università degli Studi di Firenze. La dottoressa Ballerini è sostanzialmente andata a esaminare i recettori con i quali i globuli bianchi riconoscono specificamente il loro bersaglio. Il sistema immunitario è, diciamo, quel sistema che ci protegge dalle infezioni, ma che può sbagliare bersaglio e sviluppare una malattia autoimmunitaria come la sclerosi multipla. Ecco perché è così importante conoscere come avviene questo errore, questo sbaglio, e come viene modificato dalle terapie. In particolare la dottoressa Ballerini ha notato che questo repertorio di recettori, questa capacità di riconoscere, diciamo, il bersaglio viene completamente mutato nelle persone che vengono trattate per la sclerosi multipla con un trapianto di midollo che sostituisce sostanzialmente con delle staminali del sistema immunitario un sistema immunitario nuovo, mentre viene, diciamo, modificato ma non sostituito nel caso in cui ricevano un altro tipo di trattamento come quello con il natalizumab. E propone questo tipo di tecnologia per vedere in futuro anche magari di poter predire chi è in grado di rispondere in maniera più efficiente a queste terapie. L'altra ricerca di cui vi voglio parlare è quella condotta dalla professoressa Matteoli presso l'Istituto Humanitas a Milano, che ha messo a punto un sistema in vitro di barriera ematoencefalica. Che cos'è la barriera ematoencefalica? È quella struttura che protegge completamente il nostro cervello dall'ingresso di sostanze potenzialmente, diciamo, nocive. Ed è molto particolare, solo il cervello ha questo sistema di protezione estremamente, estremamente raffinato, che viene naturalmente alterato nel momento in cui cellule infiammatorie attraversano la barriera ematoencefalica e entrano nel cervello per fare un danno, come nel caso della sclerosi multipla. E quindi è estremamente importante poter avere un modello in vitro che permetta di vedere quali sono le regole del gioco e magari cercare di modificarle, chiudere la porta, chiudere l'accesso a queste cellule che entrano nel sistema nervoso e non dovrebbero farlo. E quindi anche questa è una ricerca, diciamo, estremamente interessante. Un'altra ricerca è quella condotta dalla dottoressa Ruggero dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che invece è andata a studiare un particolare enzima che si chiama SOD1, superossido dismutasi 1, ed è in grado di produrre una specie reattiva dell'ossigeno. Voi forse conoscete l'acqua ossigenata che si usa come disinfettante, che è estremamente reattiva. Quando le cellule producono specie reattive dell'ossigeno, questo significa che stanno facendo danno, che stanno creando infiammazione. E quindi studiare il rilascio di questo enzima da parte dei globuli bianchi durante una malattia autoimmunitaria come la sclerosi multipla può essere estremamente importante, ed è quello che la dottoressa Ruggero in effetti trova, e trova che i pazienti hanno comportamenti differenti a seconda del rilascio di questo enzima, e propone anche che la SOD1, questo enzima, possa diventare un giorno un bersaglio, un nuovo bersaglio terapeutico per curare la sclerosi multipla.
C'è infine la dottoressa Barbara Serafini dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma, che lavora da tanti anni sul virus di Epstein-Barr come una dei fattori che in qualche maniera inducono proprio l'attivazione della risposta autoimmune nel corso di sclerosi multipla. E in questo progetto in modo particolare si è focalizzata sullo studiare non soltanto il virus di Epstein-Barr nel cervello di pazienti con sclerosi multipla ottenuti da una banca di Londra che colleziona cervelli post mortem di donatori, di persone che hanno avuto l'SM, ma anche proprio specifici globuli bianchi che sono diretti contro il virus di Epstein-Barr, per poter verificare l'ipotesi che questi virus che si accendono, questi globuli bianchi che si accendono specificamente contro il virus di Epstein-Barr contribuiscono contemporaneamente anche a creare il danno della sclerosi multipla. In effetti li trova, è una procedura tecnicamente molto complicata, ma ha ottenuto questo risultato e conclude che in effetti queste cellule potrebbero essere estremamente importanti, anche in questo caso rappresentando quindi un potenziale bersaglio terapeutico futuro per la sclerosi multipla. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono curioso di sapere se sono riuscito a raccontarvi in qualche maniera dei successi di questi nostri ricercatori di AISM e vi saluto con cordialità.